Non ho dubbi sul fatto che gli egiziani fossero gli eredi di conoscenza e saggezza più antiche. È assurdo sostenere, come fanno gli egittologi, che questi monumenti siano stati la creazione dell'infanzia di una civiltà. Questi monumenti, secondo me, sono l'approdo di qualcosa, non il suo inizio. Abbiamo l'intrinseco aspetto astronomico delle piramidi e abbiamo l'allineamento astrale dei fori. Tutti questi indizi ci suggeriscono che la risposta non è qua giù, ma in cielo. Osiride Re, possa tu attraversare la Via Lattea, la sinuosa via d'acqua. Possa l'oltretomba portarti per mano fino al luogo in cui è Orione. Diversamente dall'egittologia convenzionale, Robert Bouval e Graham Hancock non cercano dei manufatti nel terreno. La loro archeologia impiega i computer per ricostruire i cieli di epoche passate. Guarda, è davvero sorprendente. L'intero ordinamento delle stelle ci riporta al 10.500 a.C. Gli egittologi fissano la data del 3000 a.C. circa come inizio improvviso della storia egiziana. Prima di allora, sostengono, soltanto dei primitivi migratori dell'età della pietra, provenienti dal deserto del Sahara, popolavano la valle del Nilo. Gli egittologi hanno ben pochi mezzi per stabilire la cronologia dell'antico Egitto, ma questo è uno di essi, l'elenco dei re di Abydos. Qui possiamo vedere il faraone Seti mentre dice al figlio Ramses II: «Osserva, figlio mio, questa è la genealogia di tutti i re dell'Egitto che risale fino a Amenes, il primo re dell'Egitto dinastico». Ma gli egittologi si fermano qui, al 3000 a.C., senza prendere in considerazione l'altro lato della parete in cui Seti dice al figlio Ramses: «Questo è ciò che accadde molto prima del regno di Menes, migliaia e migliaia di anni fa, quando la terra d'Egitto era governata da dei e da semidei». Secondo i libri di testo, l'Egitto era appena uscito dall'età della pietra, quando improvvisamente divenne in grado di produrre queste strutture enormi e perfette. E tutto questo a che scopo? Per coprire il corpo di un re deceduto. Questa teoria di solo tombe non ha senso e, nonostante 100 anni di ricerca scientifica, molte domande di importanza vitale non hanno ancora trovato risposta. Ad esempio, 3 soli re della 4ª dinastia faraonica costruirono tutto questo in un arco di tempo poco più lungo della durata di una vita. Quale scintilla li spinse a costruire in uno stile diverso da tutto quello che veniva prima o che venne dopo? I monumenti di Giza hanno delle caratteristiche davvero insolite. Ad esempio, essi sono disposti con precisione impressionante a cavallo del 30° parallelo. È una semplice coincidenza o è possibile che queste genti conoscessero la forma e le dimensioni esatte della Terra? Inoltre, sorprende che queste strutture gigantesche siano allineate esattamente secondo i punti cardinali, perfettamente lungo l'asse est-ovest e altrettanto su quello nord-sud. La precisione di questi allineamenti è inquietante e non è stata raggiunta in nessuna costruzione moderna. Com'è possibile che possa essere stata applicata quasi 5.000 anni fa? Cinquecento anni fa, la nostra civiltà non era neppure sicura che la Terra fosse sferica, e solo 300 anni fa fummo certi delle esatte dimensioni della Terra. Ma queste genti sapevano perché la Grande Piramide si rivela essere un modello matematico dell'emisfero settentrionale su scala di 1 a 43.200. Non un numero a caso, quindi, ma una cifra che gli astronomi conoscono grazie al fenomeno che chiamano precessione, collegato al lento movimento dell'asse terrestre. La Grande Piramide incorpora il valore trascendente del pi greco, che esprime il rapporto tra la lunghezza della circonferenza ed il suo diametro, e che sta alla base di tutta la matematica applicata. È evidente che ci troviamo di fronte ad un sistema avanzato di matematica e tecnologia in un periodo in cui si supponeva che ciò non esistesse.
E per raggiungere questi risultati, gli antichi costruttori dovettero impiegare una inclinazione di 52 gradi. Qualsiasi altra pendenza non avrebbe affatto funzionato. Possono tutte queste cose essere pura coincidenza? La precisione di questi monumenti è ossessiva. Prendiamo la Grande Piramide. Ogni lato del quadrato di base misura 230 metri, ma la variazione nella lunghezza laterale è di appena 13 centimetri. Ciò significa solo lo 0,01%. Questa incredibile precisione potrebbe far crollare le capacità di una moderna squadra di costruttori. Come può essere stata raggiunta da genti primitive appena emerse dall'età della pietra? Eppure, secondo gli egittologi, i costruttori delle piramidi non meritano affatto di essere presi sul serio nella loro accuratezza. Essi usavano delle rampe grossolane, avevano schiavi come manodopera e non riuscivano neppure a decidere in quale posizione all'interno della piramide dovessero seppellire il loro re morto. Proprio in fondo incontriamo questa camera sotterranea. Per consenso accademico la consideriamo la camera funeraria originale, per qualche oscura ragione abbandonata al fine di costruirne un'altra, 40 metri più in alto, quando un ulteriore cambiamento del progetto fece abbandonare questa camera della regina per costruire la camera definitiva del re, errore dopo errore. Ora osserviamo la tenuta di queste giunzioni. Non possiamo neppure inserirvi una sottile lametta. Questo fatto è certamente la prova di una tecnologia molto avanzata e di una progettazione molto rigorosa. Queste non erano genti che usavano schiavi come manodopera e facevano errori grossolani. E non erano certamente genti che cambiavano facilmente idea sulla posizione della camera funeraria all'interno di una piramide. Cambiare il progetto interno una sola volta è follia edificatoria. Cambiarlo non una sola volta, ma due è inconcepibile. Alcuni dei massi disposti nella parte alta del corpo della Grande Piramide pesano ognuno tanto quanto 100 automobili e gli egittologi restano stranamente imperturbabili di fronte a questo fatto. Io sono un ingegnere e posso dirvi che per sollevare massi di questa dimensione a tali altezze è necessaria una gru speciale. Com'è possibile che un popolo che non aveva quel tipo di macchinari, neppure la più semplice delle pulegge, che usava semplici attrezzi di rame, com'è possibile che un popolo simile abbia potuto farlo? I manuali ci dicono che queste piramidi erano tombe regali. Eppure, nessuna mummia è stata ritrovata a Giza, nessuna iscrizione, nulla. Inoltre, quei re della quarta dinastia costruirono due piramidi. Perché? Volevano forse essere seppelliti contemporaneamente in entrambe? E perché nessuno di loro lasciò delle iscrizioni? Perché nessuno di loro chiarì ai posteri di esserne il proprietario? La camera del re, santo dei santi. Stanza dei molti misteri. Tutto ciò che contiene è uno scrigno di granito vuoto. E lo statunitense Chris Dunn, esperto in perforazioni. Questo è un oggetto incredibile, è un mistero. Come hanno fatto a costruirlo? La tipica maniera primitiva di farlo sarebbe stata impiegando una sega a staffa, un trapano ad archetto e si sarebbero fatti strada con l'attrezzo nel blocco utilizzando della sabbia o un diamante. Secondo me questo sistema sarebbe stato troppo lungo, sarebbe durato troppi anni. Bene, lascia che ti chieda, come pensi che l'abbiano fatto? Beh, con qualche attrezzo a motore. Trapani a motore? Questa sembra essere una conclusione piuttosto azzardata. Eppure il mistero permane. Gli antichi sapevano lavorare il granito e persino la diorite, la pietra più dura esistente in natura, come se fossero di burro. Trapanavano estraendo con facilità la parte interna di un vaso di diorite, laddove gli attrezzi moderni non riuscirebbero. Guarda com'è levigato. Come l'hanno fatto? Guarda che tenuta. Guarda qui, è tutto uniforme. Si incastra alla perfezione. Un lavoro da certosino. Ma la camera del re nasconde un altro enigma. Questo è il vero mistero. Scavati attraverso le pareti e modellati con la precisione di una bocca da fuoco, troviamo questi stretti fori. Solo per la ventilazione, ci assicurano gli egittologi. In nessun modo questi avrebbero potuto essere fori di ventilazione.
Il dettaglio di progettazione è troppo complesso. Essi rimontano su un piano inclinato proprio fino all'esterno della piramide. Devono aver avuto una funzione ben più elevata. Questo sospetto venne confermato nel marzo del 93. L'ingegnere tedesco Rudolf Gentenbrick esplorò il foro meridionale della Camera della Regina con un minuscolo apparecchio fotografico automatico ad alta tecnologia. Riscontrò che era bloccato da una porta in pietra con cardini in metallo, una camera che gli antichi si accertarono di nascondere da occhi indiscreti. La porta non venne mai aperta. Altri fori non ostruiti si aprivano verso il cielo. Quindi, quale vera funzione avrebbero potuto avere? Un indizio era stato fornito negli anni 60, quando alcuni astronomi dimostrarono che essi erano orientati, con sorprendente precisione, verso le stelle. Questo foro puntava su Alfa Draconis, la stella polare dell'epoca delle piramidi. Un altro era orientato verso l'Orsa Minore. Forse l'astronomia potrebbe essere in grado di far luce sulla faccenda. Gli studiosi dicono che gli antichi egiziani non avevano un'alta conoscenza dell'astronomia, ma qui abbiamo le prove del fascino e della sofisticata conoscenza che essi avevano del cielo. Osserviamo le costellazioni zodiacali. Leone, Toro, Pesci e in questo punto la costellazione di Orione e la stella Sirio. La posizione odierna delle stelle nel cielo non è la stessa che occupavano nei tempi antichi. Questo è dovuto ad un fenomeno chiamato precessione. Non soltanto la Terra ruota ogni giorno, ma gira anche attorno al proprio asse in una grande oscillazione ogni 26.000 anni come una testa gigantesca. Dalla Terra questa lenta oscillazione fa sì che le costellazioni ci appaiano come se viaggiassero attraverso i cieli e attraverso le epoche. Gli egittologi e gli studiosi dei geroglifici ignorano la precessione, ma senza di essa alcuni problemi non possono essere risolti, perché è proprio la precessione ad essere la chiave che svelerà i misteri delle piramidi. La precessione cambia l'altitudine delle stelle che noi vediamo mentre girano nel cielo ogni notte. Chiunque potesse osservare, vedendo i millenni passare sopra la propria testa, potrebbe scorgere le costellazioni tramontare e sorgere ogni 26.000 anni con il lento ondeggiare dell'oscillazione terrestre. La costellazione di Orione, per gli egiziani, rappresentava una divinità e può svelarci come essi modellarono i fori nella Grande Piramide. Ovviamente essi non si presero tutto questo disturbo per puro divertimento. Per gli antichi egiziani Orione era Osiride, il grande dio della resurrezione. Ora, questa è una ricostruzione del cielo nel 2500 a.C. Vediamo allora cosa succede alla cintura di Orione mentre attraversa la linea nord-sud. Il foro della camera del re era orientato verso Orione, il dio Osiride. Qui sulla sinistra di Orione si trova la grande stella Sirio. Per gli antichi egizi era la stella di Iside, la sposa di Orione. Che sorpresa per me fu questa scoperta. Se il foro della Camera del Re puntava su Orione, quello della Camera della Regina era orientato diritto su Sirio, la dea Iside. Così gli egiziani costruivano questi canali verso le stelle, queste vie di comunicazione verso le loro divinità, Iside e Osiride, i loro dei della vita dopo la morte e della resurrezione. Per gli antichi egiziani, l'avvento di Osiride e quello della sua fedele consorte Iside, migliaia di anni prima degli albori della storia, annunciava la nascita dell'Egitto. I faraoni credevano sinceramente di essere figli degli dei, ed è qui che Ankh e Bhowal individuano la funzione dei fori. Paiono un percorso per indirizzare l'anima del faraone deceduto verso il suo posto fra le stelle. Quando un faraone moriva, il suo corpo veniva mummificato e preparato come Osiride, e la sua anima era pronta ad ascendere al cielo. Ma prima che ciò potesse avvenire, il re morto doveva assicurarsi che il potere del divino governo venisse trasmesso a suo figlio, Horus vivente. Questo avveniva in una cerimonia chiamata apertura della bocca, durante la quale si usavano degli attrezzi particolari per aprire la bocca della mummia e riportarla in vita.